Sono stati identificati e denunciati, ma non ancora arrestati, due rom che ieri sera erano a bordo dell'auto che ha travolto 9 persone, uccidendone una. La terza passeggera, di 17 anni, è invece stata fermata poco dopo l'incidente. I due sarebbero il fidanzato o marito della giovane e il padre del ragazzo. È quest'ultimo, secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, che era alla guida dell'auto. È lui che, una volta arrestato, dovrà rispondere di omicidio volontario. Volontario perché non si è fermato all'alt della polizia, volontario perché, secondo testimoni, già prima di raggiungere il posto di blocco viaggiava a zigzag a forte velocità, velocità che poi, per scappare, è salita fino a 180 km all'ora. Per i due minorenni, invece, l'accusa è di concorso in omicidio volontario. La caccia a due uomini è cominciata nei campi della Monachina e Cesare Lombroso, poi nel resto della città. È sicuro il ministro dell'Interno che i due verranno presi e che la pena sarà esemplare. Intanto rimangono gravi ma stazionarie le condizioni dei feriti. 3 sono in codice rosso. Una donna, che era in pericolo di vita, è stata operata al San Camillo e ha lasciato il reparto di rianimazione. Gli altri 5 feriti sono ricoverati con codici gialli. Per la donna, invece, morta nell'impatto, una filippina di 44 anni da molto tempo residente a Roma, il Campidoglio ha fatto sapere che pagherà le spese del funerale. Sempre il comune si costituirà parte civile nel processo. In mattinata e nel pomeriggio si era diffusa la voce della cattura dei due uomini o del più giovane, voci però non confermate dalla Questura di Roma.